Ciao Bethesda.it, George Mandeluk, espertissimo regista televisivo con 7 lungometraggi cinematografici anche al suo attivo. Aveva cominciato con il cinema, autore anche di buffi film dove Muhammad Ali recitava nella parte di se stesso e Patrick Dempsey era un nerd demenziale. Meatballs 3 è il film con Patrick Dempsey. George Mandeluk è uno strano cineasta di nascita tedesca, formazione canadese, origini ucraine, e all'Ucraina dedica questo film Raccolto Amaro, che lui arriva a fare molto molto esperto, e suppongo che ci abbia messo molto cuore in questo film. È un film in costume che racconta il genocidio sovietico nei confronti dei contadini di questo granaio d'Europa, di questa regione ricchissima di materie prime, e con questi campi sterminati. La rivoluzione bolscevica si avvicina, arriva, i cosacchi che girano a cavallo vorticosamente sono i genitori e i parenti del nostro eroe Yuri, sono impetuosi, sempre a cavallo, con questi capelli bellissimi rasati con i codoni. Il film ricorda molto Braveheart come inizio, cioè l'orgoglio di un luogo e l'orgoglio dei cittadini di quel luogo, felici di vivere in modo indipendente e fiero e orgoglioso. L'idea, la rappresentazione di questa comunità agricola è perfetta, è enfatica al punto giusto e serena al punto giusto. I genitori, come nel caso di Chernobyl, abbiamo attori anglosassoni nel ruolo di russi o ucraini, e in questo caso abbiamo Barry Pepper nel ruolo di Yaroslav Kachanyuk, il papà del nostro eroe Yuri, e abbiamo Terence Stamp nel ruolo di Ivan Kachanyuk, il nonno del nostro eroe Yuri. Yuri cresce in questo tipo di ambiente molto sereno, agricolo, e poi all'improvviso la rivoluzione bolscevica arriva anche nei campi sterminati dell'Ucraina e cominciano a sorgere dei problemi. Il film racconta di come Stalin, soprattutto, orgogliosamente scisso da Lenin, considerato da lui un debole malato di sifilide, Stalin è a capo dell'ideazione di questo genocidio spietato e calcolatissimo, basato sull'inedia, basato sul togliamogli il cibo, togliamogli tutto, togliamogli il raccolto dei campi, togliamogli qualsiasi cosa, togliamogli il cibo sostanzialmente. E allora cominciano ad arrivare questi russi cattivissimi a cavallo, che si scontrano con questi cosacchi che fanno acrobazie e che combattono ancora con la frusta e con la spada. È molto epico il modo che Mandeluk ha di rappresentare le forze in campo, anche molto semplicistico. Il nostro eroe poi cresce e va via, e va verso anche l'arte, e quindi c'è tutto un momento del film, il film si intitola Raccolto Amaro, c'è tutto un momento in cui lui va verso l'arte, ma anche dentro l'arte troverà la censura sovietica. E qua torniamo ancora a un tema che sta appassionando gran parte del cinema mondiale, e cioè Opera senza autore del 2018 e anche il ritratto negato 2016, ma visto in sala adesso, di Andrei Vajda su Vladislav Streminsky, e cioè la contrapposizione dell'artista alla censura sovietica, la censura sovietica che arriva e vuole un'arte che sia di propaganda, e in realtà l'artista che sente soffocare la sua voce interiore. Yuri a quel punto, lui che ha tradito in un certo senso la formazione bellica di papà e nonno cosacchi, lui dovrà forse rientrare in contatto con
mettendo da parte l'arte, con le origini guerriere del suo popolo. Max Irons è Yuri, lo vediamo crescere, lo vediamo amare, lo vediamo anche farsi crescere la barba. Max Irons è sempre un po' perdente come attore, se a me piace molto Armie Hammer perché ha sempre un'aria di sconfitta legata a questa sua bellezza quasi fuori dal tempo e quindi dentro il tempo sofferente. Max Irons me lo ricorda molto, è anche lui agli occhi del perdente ed è sempre molto, mi fa sempre molta dolcezza quando vedo il figlio di Jeremy Irons, che è tutta un'altra cosa rispetto al papà, recitare con questo suo, con questa sua dolcezza da sconfitto perenne in questi film. E qui lo vediamo innamoratissimo di Natalka, interpretata da Samantha Bergs. Lei ha meno spazio di lui, lui lo vedremo appunto in questo film altisonante, con colonna sonora incalzante e russi cattivissimi e contadini dell'Ucraina fieri, orgogliosi e in grande difficoltà. E voilà, capisco che Mendeluk ci abbia messo il cuore. Il film è interessante per chi ama questo periodo storico. Ci concentreremo molto sui primi anni 30 del Novecento, gli anni in cui appunto c'è stata questa drammatica strategia pianificata da Stalin, che nel film non hanno paura di far vedere, che dice: ok, noi nei confronti di questi indipendenti, di questi fattori, di questi contadini indipendenti da Mosca, noi allora faremo così, tanto nessuno se ne accorgerà nella comunità internazionale, lo teniamo nascosto. È un film che fa pensare molto a Chernobyl, non solo perché ci sono attori anglosassoni che fanno i russi o gli ucraini come nella bellissima serie televisiva Chernobyl, ma anche perché c'è l'idea appunto di questa propaganda e della possibilità di tenere nascoste certe cose da parte appunto della gerarchia politica dell'Unione Sovietica. Nel caso di Chernobyl, rappresentata da un uomo anche lui sconfitto e sull'orlo del baratro, un giovane Michael Gorbaciov, imbarazzato e con la sua voglia, pronto già alla perestroica, pronto già ad ammettere tutto, pronto già a capire che stava tutto andando a rotoli. Invece in questo caso abbiamo ambientato 50 anni prima rispetto a Chernobyl, abbiamo ancora un'Unione Sovietica tronfia, rappresentata da Stalin, che pensa di fare un po' quello che vuole. E questi eroi cosacchi che ricordano molto gli scozzesi esuberanti e legati alla terra di Braveheart di Mel Gibson. Come andrà a finire lo dovete scoprire voi. Il pittore potrebbe trasformarsi nel guerriero, c'è un discorso sull'arte e c'è un ricordo di questo terribile genocidio che coinvolse tra i 7 e i 10 milioni di persone e che è stato a denti stretti cominciato a, diciamo, a essere ammesso ovviamente dopo la caduta del muro di Berlino e dopo appunto la fine anche dell'Unione Sovietica e quindi nei primi anni 90. Ma c'è ancora molto da studiare e c'è ancora molto da scoprire. Certamente questo film appassionerà gli appassionati di storia con tutte le sue semplificazioni e con tutte le sue banalità manichee, che George Mendeluk non ha paura, perché lui viene da un cinema molto diretto, poi ha lavorato tantissimo in televisione, quindi è abituato a una sintesi molto semplice, e questo può essere anche il limite del film, che però diciamo fa il suo, perché non ci sono tanti film su questo argomento e quindi può appassionare chi ama il cinema in costume di un certo periodo del Novecento e che ha a che fare con questi popoli indomiti che hanno sofferto e subito tanto per colpa appunto di apparati statali molto più forti e molto più prevaricatori di loro. Raccolto a Marley, George Mendeluk, Max Irons continua a perdere, continua a essere questo dolcissimo attore pronto alla sconfitta, un po' come il nostro amatissimo Armie Hammer, e da questo punto di vista la sua malinconia
funziona. Raccolto amaro, subscribe, viva i cosacchi! I cosacchi sono fighissimi. Barry Pepper e Terence Stamp sono fighissimi all'inizio del film. Cosacchi a rallenti in slow motion, be bad. Ciao!